Complimenti a Trapani per la vittoria. Ha giocato una partita di durezza, una partita di scelte anche importanti, di presenza in momenti decisivi della partita. Da parte nostra, secondo me, è stato l'ennesimo passo avanti che abbiamo fatto, faticoso ma decisamente in avanti. Purtroppo ci è mancato veramente poco. Per molti tratti della partita siamo riusciti a imporre bene quello che volevamo fare, sia in difesa, dove in momenti della partita non era facile coprire il campo perché loro giocavano con o quattro tiratori da tre punti attorno a Renzi, o addirittura quando giocavano con Scott e Fillò insieme, addirittura cinque tiratori da tre punti contemporaneamente in campo. Sia in difesa che in attacco abbiamo mosso bene la palla, soprattutto nel primo tempo, anche quando loro giocavano con il quintetto, con Viglianisi, Ganeto, Filloi e Scott insieme, quindi utilizzavano tantissimi cambi, e nel primo tempo siamo stati bravi comunque contro i loro cambi a muovere la palla. Loro li fanno per costringere l'attacco a fermarsi e a giocare situazioni statiche. Noi siamo riusciti più o meno a muovere abbastanza la palla, infatti 42 punti segnati nel primo tempo ne sono, penso che ne sono la testimonianza. Nel secondo tempo, secondo me, finché abbiamo avuto lucidità, energia, siamo stati sulle cose che dovevamo fare per vincere la partita. Avevamo preso un buon vantaggio di una decina di punti, più o meno 8-9 punti, 10 punti. Secondo me, non grazie ad invenzioni, ma giocando nel modo giusto, facendo delle giocate di presenza in difesa, muovendo la palla in attacco. Finché abbiamo avuto lucidità, presenza, penso che abbiamo fatto tutte le cose che andavano fatte per vincere la partita. Nel finale ci è mancata. Sul più uno abbiamo subito un canestro, se non sbaglio, di Tavernelli in penetrazione, se non ricordo male. Lì quella è stata la giocata un po' decisiva, che ha deciso la partita, perché eravamo avanti di uno, era una situazione che potevamo gestire meglio in difesa con un cambio tra Tomassini e De Megano. Purtroppo su queste giocate qui forse il passo in avanti non c'è stato ancora, ed è probabilmente per questo tipo di giocate, di lettura, di comprensione del momento partita che ci sono i margini di miglioramento più ampi. Oggi non so se noi abbiamo la struttura, non nel senso di numero di giocatori o di caratteristiche di giocatori, ma la struttura di squadra, la caratteristica di squadra di giocare sempre solido, quindi da un vantaggio di 10 tenerlo, se non aumentarlo, se non o magari essere capaci di gestire i momenti di difficoltà in maniera più composta. Sicuramente alcune giocate difensive vanno analizzate e bisogna trovare il modo di riprodurle anche in allenamento. Non so com'è possibile, perché poi alla fine lo stress, le situazioni che ti crea la partita, una partita del genere, una squadra della qualità di Trapani, è difficile poi riprodurle in allenamento, però aumentare il livello di lavorare sulla comprensione del gioco, sul capire il momento partita. Ad esempio a Siena potevamo spendere meglio dei falli, anche oggi mi sembra nel finale di secondo quarto potevamo spendere meglio dei falli, se non ricordo male. Quindi queste cose qui, per quanto possibile, allenarle e cercare di fare un passo in avanti che poi alla fine, sommate nel corso di una partita o nel corso di più partite, ti danno
uno o due risultati positivi e vedi tutto e approcci tutto con un altro animo. Ma la difesa è un'espressione dell'equilibrio di squadra. Cioè, se tu sei messo bene in campo, sei nella posizione giusta, sei in equilibrio in campo, poi sei nella condizione migliore per poter prendere i rimbalzi. Ecco, noi sull'equilibrio, sulla posizione in campo, sulla presenza in determinate situazioni che applicano gli avversari, facciamo fatica a riconoscere certe situazioni e quindi poi quella mancanza di equilibrio si rispecchia in aspetti tecnici come il rimbalzo. Però non penso dipenda solo da Renzi, non solo, cioè nel senso è un discorso, cioè magari Renzi è quello che prende il rimbalzo, però nasce da un equilibrio sul campo che non sempre c'è. Uno secondo me è stato bravo lui, però lì secondo me è nato dal loro modo di giocare, che hanno creato una situazione di mismatch vicino al canestro e quindi noi siamo stati costretti ad aiutare sia il tiro davanti alla mia panchina sia davanti alla nostra panchina. Quello diciamo è stato costruito da loro bene, andando a giocare spalla a canestro su un nostro accoppiamento sbagliato. La giocata di Tavernelli secondo me è stata decisiva, perché è stato, dopo essere andati, dopo essere più uno, essere tornati a più uno mi sembra, o a più due, non ricordo, secondo me quella era una situazione che con una prontezza un po' più alta, una lettura un po' più preventiva della situazione potevamo gestire diversamente, ecco, perché era un blocco tra l'uomo di Emegan e l'uomo di Tomassini e lì semplicemente, essendo dei pari ruolo, fare un cambio difensivo, poi avrebbero magari fatto canestri in un altro modo, ma magari non così facilmente, non così in fretta, e su queste sono le cose che possiamo controllare di più, cioè cose che possiamo gestire meglio in campo. Poi la loro bravura a costruire quei due tiri di Canete è stata, va riconosciuto anche il merito a loro, cioè se no è una squadra di livello, di qualità, e ha vinto con merito la partita. Può succedere, secondo me quello che possiamo controllare noi è l'impegno, la durezza, l'aspetto tecnico, e ci sono tante cose da migliorare nel corso della partita. Il trasmettere che quanto abbiamo fatto finora è magari a rilento, ma è parte di un percorso che uno aveva previsto, se uno ci crede veramente sta a noi allenatori, a noi staff, assolutamente. Ma lo staff ha fatto un grande lavoro in questi ultimi giorni, ci sono stati tanti piccoli adeguamenti che abbiamo fatto per mettere i giocatori un po' più in condizione di fare le cose che sanno fare bene, cercando di mascherare i limiti. Questo non è un lavoro però facile che uno, come dire, rovescia il campionario sul tavolo e si sceglie quello che si può, cioè ci vuole tempo per mettere dentro un po' tutte le risorse, tutte le armi della squadra.